Con la stagione autunnale a Teramo torna a scena d'autunno un cartellone di teatro, cinema, d'essai e altro, giunto alla sua 22esima edizione curato dall'Associazione Culturale Spazio 3 di Teramo. Quest'anno gli appuntamenti del programma sono 6. Si comincia con la rassegna di recita per i giorni di quiete, singolare manifestazione forse unica in Italia che si svolge nel cimitero comunale. Sono 6 appuntamenti, partiamo con la 4ª edizione di recita per i giorni di quiete, giovedì 1 novembre al cimitero. E con delle letture diciamo edificanti, letture morali, ma anche letture di una bellezza amorosa, se vogliamo. Cerchiamo di mitigare un po' la ritualità di quella giornata. Ci sarà anche una voce femminile, Magda White, Carlo Orsini, Eugenia Rofi, Vincenzo Macedone, Mauro Di Girolamo. E questo è un appuntamento rituale, credo che sia tra gli unici che si fanno in Italia. Naturalmente poi si continua con uno spettacolo al femminile, tutto al femminile, e sono 2 in cartellone di spettacoli femminili. Questo è il primo, di Roberta Santucci, ex allieva, poi diplomata all'Accademia Nazionale, ha un testo di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, però il titolo è Perché Shakespeare non era una donna. Qui la condizione del femminile è vissuta e è presentata in una maniera inquietamente brillante, in qualche modo. Poi abbiamo una grossa novità per qualche modo, c'è una conferenza spettacolo a cui seguirà, per chi vuole frequentare, un workshop sulla commedia dell'arte. Il penultimo spettacolo, il penultimo appuntamento è con una novità italiana assoluta ed è Labbra. Anche questo è sulla condizione femminile, sull'uso che il corpo, i media fanno, cioè che i media fanno del corpo della donna. L'ultimo appuntamento è col cinema, come tutti gli anni, naturalmente sarà vicino Natale, il 20 dicembre alle ore 18, si svolge nella sala polifunzionale della provincia. Voglio ricordare l'ultima cosa, che nel 2018 Spazio 3 compie 50 anni di attività e ha ragione, è tra le più longeve realtà del territorio, se non dell'intera regione.